Dato che il giornale non è uno schema ideologico e non è neanche una struttura mimetica come il cinema e la letteratura, il giornale rivela quello che tu sei, il giornale è fatto dalla realtà, è la realtà che è molto più complessa. Il giornale sta diventando sempre più uno strumento per capire. Noi abbiamo usato un termine, una macchina della conoscenza. Paradossalmente nel momento in cui le notizie sono a disposizione di tutti, sono diventate una commodity, viviamo dentro un pulviscolo informativo, ci arrivano addosso, ci arrivano in tasca. Il giornale ha il comandamento delle notizie, per forza e per fortuna, però deve cercare qualcosa di più. Qualcosa di più sta nella triade, quello che bisogna sapere, quello che merita ricordare e quello che resta da capire. La vera ossessione è cercare di capire. Il giornale è lo strumento per raccontare. Un altro straccio dell'articolo di Enzo Mauro, intitolato Carlo è vivo, Carlo vivrà, si riferisce all'uccisione a Torino di Carlo Casalegno nel 77, ucciso dalle Brigate Rosse, come lui riporta. Così muore un liberale azionista, l'intellettuale borghese democratico, che faceva paura alle Brigate Rosse, semplicemente un giornalista. Da ricordare oggi, 40 anni dopo, ogni volta che qualcuno infanga questo mestiere o vuole limitare la sua libertà. Ovviamente, insomma, Enzo Mauro ricorda Casalegno, giustamente, no? Una persona per bene che fu uccisa dalle Brigate Rosse, ma non solo lui allora, che già allora io ritenevo un atto vile, perché le idee vanno combattute con le idee. Ci si confronta con le idee, certo, poi in contesti difficili come allora, ma ovviamente quegli anni lì definiti poi anni di piombo, quando in effetti sono stati anni di grande creatività culturale, cinema, teatro, musica leggera, musica rock, insomma, c'è stata un'esplosione di creatività, non si può ridurre quegli anni lì agli anni di piombo, certo, ci sono stati anni difficili, io abitavo a Milano allora, insomma, ma si può dire che allora comunque c'era molta creatività. Ridurla sempre a quest'anno di piombo, insomma, come è stato detto, no? Gli anni di piombo, gli anni 70, è del tutto errato. Ovviamente vanno ricordate queste persone, democratici leali verso le istituzioni, vanno ricordate. Però quello che qui voglio mettere in rilievo è il fatto che Ezio Mauro strumentalizza un po' questo aspetto della morte del giornalista Casalegno, no? Nel momento in cui lo riporta all'oggi, e dice, beh, ricordiamoci che Casalegno, quando qualcuno infanga il mestiere di giornalista, no? O vuole limitare la sua libertà, di portare all'oggi una situazione di allora, di 40 anni fa, in contesti molto molto particolari, riportare all'oggi mi sembra tutto fuori luogo, no? Cioè ricordare l'uomo, la morte sì, ma strumentalizzarla no, perché è scorretto. Perché insomma, nel 77 non c'era questa esplosione poi, tutte le tv, radio, private, questa informazione spesso cervellotica, manipolativa che c'è oggi. Quindi infangare, che cavolo significa infangare un mestiere? Insomma, poi chi è che infanga un mestiere? E questo è il punto. Bisogna chiedersi chi infanga il mestiere. Cioè infanga il mestiere anche il giornalista che dice il falso, che copre la notizia, che si comporta in modo omertoso e vile rispetto a qualcosa che sa e non lo dice, per coprire interesse di parte. Anche questo è un giornalista che infanga il mestiere. Difatti, qual è la questione qua? Ezio Mauro è stato direttore di Repubblica per 20 anni, nel 1995, quando lui ha assunto la direzione di Repubblica. Anche Galimberti, Umberto Galimberti, questo filosofo imbroglione impostore di cui stiamo dicendo, anche lui prese, come dire, a lavorare per Repubblica, lavorare, insomma, dal 24 ore, solo 24, passò a Repubblica. Che lo presero come una sorta di grande passo, no? Di aver ingaggiato questa grande firma, che già da allora cominciò poi a copiare, a fare articoli plagiati su Repubblica, l'abbiamo già documentato. Bauman, per esempio, Zygmunt Bauman, nel 95 Galimberto lo plagiò tranquillamente. Vabbè, comunque, ora qual è la questione? Che da quando noi stiamo denunciando queste prove di Galimberti, abbiamo anche qualche volta scambiato qualche opinione col direttore Ezio Mauro, quando allora presiedeva Repubblica, dall'altro, la sua torretta sulla Repubblica delle idee stava lì, no? Al comando.
Questo signore mi ha scritto una volta nella sua email dicendo: sono lusingato di abitare il suo tempo abbondantemente libero e di attirare la sua generosa attenzione e il suo impegno. Ora, insomma, a parte il tono canzonatore, ma cosa dice lui in effetti? Lei ha un sacco di tempo libero, no? E quindi fa ste cose, perché non ha da fare altro. Non è che c'è anche un impegno civile, culturale, denunciare le frodi, perché questa è corruzione, anche questa. C'è un filosofo che è arrivato in cattedra con la frode, l'abbiamo già documentato, perché il tramonto dell'Occidente è pieno di plagi, pubblicato nel 75, Galimberti fu chiamato poi a Ca' Foscari nel 76 da Severino, Emanuele Severino, di cui poi diremo, di questo cantore degli eterni Severino, no? Che fu infinocchiato da Galimberti subito, in effetti, no? Vabbè, poi diremo un capitolo specifico su Severino. Quindi che anche lui, che dice, lei, signor Altieri, c'ha tempo libero, come dire, perde tempo a dire queste cose su Galimberti, perché Galimberti fa parte della nostra struttura di parentela, quindi da lì non si slega, non lo sleghiamo, sta qua con noi, e difatti sta ancora lì. Scrive ancora su Repubblica, ancora spacciato come grande firma di Repubblica Galimberti, no? Quando è notorio che è un impostore, un imbroglione, che ha fatto un sacco di plagi. Noi abbiamo documentato decine di articoli di plagiati pubblicati su Repubblica, però sta ancora lì, e addirittura Ezio Mauro ha la spacciataggine di dirmi: lei, signor Altieri, c'ha un sacco di tempo libero, insomma, mi lusinga che mi dedica del tempo, la sua attenzione, cioè, insomma, c'è un piano canzonatorio, no? Insomma. Ma non è che insulta me, insulta il mestiere, infanga il mestiere, no? Non insulta me, perché è lui che andava strillando i cittadini devono sapere contro la legge bavaglio, ci ricordiamo? Tutte queste questioni qua, no? Tutte queste battaglie contro la corruzione, la legge bavaglio, i cittadini devono essere informati, la democrazia ha bisogno di mass media corrette, leali verso i cittadini, perché devono decidere che fare, che votare, chi dare il consenso, e poi lui mi fa ste sparate così, dice, c'hai tanto tempo libero, ragazzo mio, insomma, no? Ma perdi il tuo tempo, devi andare a Galimberti, eccetera. E poi lui viene a lamentare, dice, quando qualcuno, no, infranga il mestiere, tira in ballo Carlo Casaligno, poverino, pace all'anima sua, no? Tutto il nostro rispetto, ovviamente, no? Per quest'uomo, tira in ballo Casaligno per strumentalizzarlo all'oggi, portarlo all'oggi, per dire, ecco, ricordatevi cosa è successo allora, no? Che le Brigate Rosse hanno ucciso Casaleggio, quindi chi infanga il mestiere così può eventualmente, questa allusione squallida, no? Istigare qualcuno a fare qualche cosa che non dovrebbe fare. Sono allusioni squallide queste qua, perché infangare il mestiere che significa? No, c'è l'articolo 21 della Costituzione che dice che c'è libertà d'espressione. A volte la critica può essere anche dura, non può essere mal accettata, non gradita, no? Ma non è che si infanga il mestiere. Dicendo che Ezio Mauro ha coperto le magagne, gli imbrogli, le truffe di Galimberti, non è infangare il mestiere, è dire chiaramente che lui infanga il mestiere. Quindi la questione qual è? No? Che quando lui denuncia questa cosa qua, fa questa allusione squallida, è una strumentalizzazione di una persona per bene che è morta per altre ragioni e che non ha tirato in ballo e messa in contesti attuali di cui non c'entra niente. Quindi eventualmente, non alludendo, voi che infangate il mestiere di giornalista, state attenti, perché potete aizzare, istigare persone a fare atti, magari in consulti, insomma, eccetera. Quindi questa questione anche degli odiatori, questa roba qua, no? Che ha preso piede, insomma, che sono cose squalide in effetti, no? Gli stessi, queste persone che vengono chiamate haters, no? Sono squalidi, perché io dico sempre, bisogna avere le idee, confutare le idee con le idee, insomma, no? Mettere in rilievo magari che questo signore che si passa per moralista, per bene così, invece su Galimberti nella fattispecie è tutt'altro, no? È una persona vile, codina, che omertosa, che non denuncia, quindi infanga il mestiere. Vi ricordate voi qualche anno fa, quando lui, Ezio Mauro, era direttore di Repubblica e faceva questa invenzione straordinaria, secondo me, no? La Repubblica delle Idee, che è un grande spot pubblicitario, l'ho scritto anche a lui, no? È un'invenzione geniale, veramente, ma per farsi pubblicità, no? Non per altro, perché non succede niente dopo, no? Ma diciamo, riscrivere il mondo, corruzione, si mangia il paese, pensare al futuro. Poi che cavolo, è sempre la stessa pappa, no? Però è una grande macchina pubblicitaria per il giornale. Lui, proprio a proposito di macchina, faceva quelle conferenze, La macchina della conoscenza, così titolate, ovviamente riferendosi al suo giornale, il giornale che dirigeva allora, però è buffo, insomma, come dire, una sorta di nemesi, no? Perché Galimberti ha usato la Repubblica come una macchina della frode,
una macchina della frode, perché gli articoli poi da Galimberti, a cominciare dal 95, sono quasi tutte, gran parte sono plagiati, sono recensioni, ma fatte con plagi dei libri recensiti e anche di altre cose prese e messe lì, no? Poi c'è tutta questa pappardella ripetuta, no? Noi vediamo nell'arco del tempo, un anno, due anni, così, tre anni, sono sempre più gli stessi articoli che vanno sul giornale, sulla rivista, in un libro, poi in un altro libro, cioè tutti questi imbrogli allucinanti. Quindi la Repubblica per Galimberti è stata una oriata, no? Ed efficace macchina della frode. Tra l'altro noi facciamo solo un esempio qua, no? Prendiamo le cose dell'amore, questo libro pubblicato da Galimberti, che sono andato in giro girando di qua di là come profeta dell'amore, a predicare l'amore, amore e follia, panzani di questo tipo. Vabbè, la questione qual è? Che lui in precedenza ha fatto questi articoli su Repubblica, pubblicato su Repubblica. Difatti lui lo dice anche in questo libro, Le cose dell'amore, ma all'inizio dice alcuni capitoli sono stati anticipati su Repubblica nell'estate del 2003-2004, poi dice ringrazio il direttore Ezio Mauro per avermi concesso di recuperare questi testi e integrarli nel libro. Quindi in effetti c'è proprio una macchina della frode, no? Lui Galimberti faceva queste cose, questi articoli plagiati, poi diceva Ezio Mauro, direttore, mi permetta di fare... Sì, 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 prego Galimberti, faccia pure, divulghi questa cultura agli italiani, no? Insomma, alla prima la Comune di Repubblica, poi tutti gli italiani, sa. E lui ovviamente confezionava queste altre frodi, no? Perché oltre agli articoli plagiati, poi riandava sugli autori plagiati, per rimbinzare ancora questi capitoli dei libri così. Quindi in effetti quando Ezio Mauro dice attenzione ragazzi, vedete che cosa è successo a Cala Casalegno, quindi non infangate il mestiere, perché chissà, magari qualcuno possa fare la stessa cosa, queste allusioni squalide, oppure dice al sottoscritto lei c'ha un sacco di tempo libero, perde tempo a denunciare Galimberti, queste imposture, questa corruttela, perché lo sappiamo che fa queste cose qua, insomma, lo sappiamo, e lui lo sa, c'è un sacco di documentazione, Ezio Mauro, lo sappiamo, no? Però, ragazzo mio, perdi tempo, no? Ecco, te lo dice sfacciatamente, così. E questo signore poi, ovviamente, dice che lui combatte la corruzione, insomma, vi ricordate tutto il raccolto di firme per legge Severino, eccetera, eccetera, no? E questo corrotto di Galimberti. Ora, che Le cose dell'amore è una frode, l'abbiamo già documentato in un nostro libro, edito in un ebook, Umberto Galimberti, l'impostore glorioso, quindi non è che diciamo delle cose così, no, c'è tutta una documentazione che dimostra che quel libro lì è una frode, perché il 60% è copiato alla lettera, 20% sono parafrasi cervellotiche, manipolazioni, e altro 20% sono sempre cose più o meno da dove l'ha preso, ma sono, insomma, è robaccio in effetti. Quel libro lì è una frode, eppure Galimberti è ancora lì, no? Ancora troneggia lì nella Repubblica delle Idee come una grande firma.